Buonasera. Ero anch'io sul cubo. Ci senti, sai, quando io e Flavia molto spesso andiamo sul cubo durante le serate, perché ci piace ballare vicini vicini. Adesso mi sente Walter. Bravi, bravi. Ciao Matteo, ma meglio il cubo o lo spoglio? Il cubo. Vabbè, Senti, allora tu sei appena tornato dall'Isola dei Famosi e il tuo ritorno è stato accolto con un po' di polemica. C'è chi ti ha definito un eroe, noi personalmente, sull'intervista Grazie. Che ho fatto, visto questa settimana, e c'è chi ti ha detto invece che forse avresti potuto resistere di più, sei stato un po', passami il termine, vigliacco. In realtà tu sei tornato perché volevi star vicino a tuo figlio, e credo che sia la cosa più bella, che la ragione più bella per cui un padre possa fare anche il giro del mondo a piedi. Ma ce la vuoi raccontare tu un po' come è andata la cosa? Ma sì, diciamo che intanto grazie, perché visto è stato veramente carino e l'intervista è stata molto bella ed è stata quella che poi io ho fatto, quindi in questo momento non è neanche facile esprimere determinate parole e poi farle uscire per come vengono dette, quindi su questo sono molto felice. È andata che praticamente io ho iniziato questa avventura con tanta voglia di fare bene, perché comunque è un'opportunità che hanno in pochi, e è iniziata tra virgolette bene, perché nonostante i sacrifici, la fame, la pioggia e lo stare male, perché comunque abbiamo avuto la bella idea di mangiare il riso crudo e io e Killian nella circostanza siamo stati veramente molto male, nonostante tutto questo io ho trovato un gruppo strepitoso di gente vera con cui mi sono trovato benissimo, e che a malincuore ho dovuto lasciare, perché io avevo un problema a casa prima dell'inizio dell'isola e della diretta, e dopo vari tentativi di parlare con la produzione per avere notizie nessuno mi dava risposta, mi dicevano in puntata avrai le tue risposte. Alla seconda puntata io ho mollato perché non mi sentivo di andare avanti, e adesso vedo che però almeno è servito il mio uscire, perché vedo che ora comunicano parecchio su quello che succede a casa, vedo Nina, vedo Mogol, gente che comunque sta soffrendo la lontananza perché hanno dei legami e i figli sono importantissimi, e lì l'assenza di persone care si arriva all'ennesima potenza, perché la senti tantissimo, perché le ore non passano mai, i minuti sono interminabili, e io paragonavo un giorno a una settimana di vita normale, perché veramente non hai nulla da fare, è molto noiosa tra virgolette, però è un'esperienza molto bella, perché ti fa capire come sei dentro e come sei realmente. Ecco Matteo, tu cosa perché sei, cioè cosa ti ha spinto a farlo, quale voglia, non so se di riscatto, di provare qualcosa a te stesso, di provare qualcosa agli altri, comunque cosa ti ha spinto a partecipare e cosa ti sei portato indietro dall'isola? Allora, mi ha spinto a partecipare la voglia comunque di far conoscere quello che sono a delle persone care che purtroppo non sento da tempo, quindi era un modo, diciamo tra virgolette, di mettersi in vetrina, perché comunque lì metti in piazza tutto quello che sono i tuoi sentimenti, le tue abitudini, il tuo lasciare qualcosa a casa, comunque poi alla fine lì lo devi per forza tirar fuori, però era un modo per riapparire nella vita di qualcuno che in questo momento si era in parte dimenticato di me, e l'ho fatto anche per questo, e poi perché era un reality ed è tuttora un reality che mi piace, perché è molto vero al contrario di altri, e quindi era un mettersi in gioco in una cosa in cui credevo, e ci ho creduto, l'ho fatta e sono orgoglioso di averla fatta, perché mi ha lasciato veramente tanto, anche se sono stati solo 11 giorni, però forse io ho preso la parte brutta di quel reality, perché ho vissuto la sofferenza vera, perché la fame la vivi nei primi giorni, il fuoco che non hai è comunque un traguardo da raggiungere, noi l'abbiamo raggiunto tutti insieme, la possibilità di avere il sole, perché il sole quando non c'è è tristissima lì la situazione, invece gli ultimi giorni ho vissuto anche quello, no, devo dire che mi è mancato forse il dopo, il divertimento, i giochi, quello che io non ho vissuto, perché noi in 11 giorni che sono stato lì ho fatto solo una prova leader e un gioco iniziale
contro Dirisio e McVicar. Per il resto noi eravamo molto fermi sull'isola e non ci siamo mai mossi, diciamo, quindi la parte più fisica, più di gara ti è un po' mancata, ecco. Sì, quella mi è mancata molto. Senti, ma tu hai detto prima che volevi forse in questo modo ritornare nella vita di qualcuno, ritornare presente nella vita di qualcuno che in questo momento era un po' lontano da te. Se ti va di dirci chi è, se non ti va, almeno se ci sei riuscito, però. No, l'ho detto più volte, comunque era mio fratello con cui non parlo da diverso tempo e probabilmente la frattura che c'è stata fra di noi, che ormai dura da 2 anni e mezzo, non è terminata, però ho avuto modo di fargli capire chi sono, perché anche la mia rinuncia di fare l'isola fino alla fine, dove c'è gente che veramente forse pagherebbe per farla, perché fanno tanti sacrifici, tante persone che vivono il mondo dello spettacolo darebbero qualsiasi cosa per fare l'isola dei famosi. Io sinceramente a un certo punto ho fatto delle scelte. Oltretutto c'è da dire che quando sono uscito, tanti amici che lavorano nel mondo dello spettacolo mi hanno dato del fesso, perché di solito si esce durante la puntata, perché comunque diciamo tra virgolette esci in modo, ti prendi il tuo momento, diciamo, no? Il tuo momento. Io ho rinunciato anche al mio momento, a tante cose belle che comunque vedo che fanno i miei, diciamo, compagni naufraghi, perché io li sento ancora compagni, e dell'uscita, dei figli, dei video, degli amici, tante cose che io sicuramente ho perso, e questa forse è la parte che più mi dispiace. Non è che mi fa star male, perché tanto io sono a casa e vivo bene quello che sto vivendo con i miei figli, con la mia famiglia, però in parte ho fatto questo reality anche perché volevo avere l'opportunità di uscire a testa alta e di fare tante cose che in questo momento altri fanno, io non ho la possibilità di fare. Però io ci ho ragionato parecchio prima di dire getto la spugna, perché era un dare un calcio a tante opportunità del dopo isola, compreso un rapporto che ho con Simona Ventura lavorativo, perché lavoro da 3 anni con lei. Comunque ho messo in gioco tutto, invece alla fine anche lei ha capito. Beh, però Simona è una mamma, quindi non può non capire una cosa del genere. No, ma infatti io domenica sono di nuovo a quelli che il calcio mi hanno fatto andare in puntata all'Isola dei Famosi, cosa che chi si autoelimina non fa, quindi devo dire che sono stati alla fine loro, mi hanno capito la situazione, hanno capito il gesto, e quindi sono stati anche genitori, tra virgolette, perché si sono presi questa responsabilità di andare contro quello che è il regolamento, quindi tanto di cappello anche a loro. Beh, insomma, adesso quindi finito il reality ti resta una realtà che secondo me sarà sicuramente bellissima, anche perché tutti i messaggi che sono arrivati per te, i commenti sull'intervista, la gente ha capito, oltre a Simona e alla trasmissione anche tutti coloro che la vedevano hanno capito il tuo gesto, e quindi sicuramente sarai ancora più entrato nei cuori dei telespettatori e adesso anche dei nostri radioascoltatori. Mi fa piacere tantissimo. Matteo, noi ti ringraziamo della tua testimonianza e speriamo magari di avere notizie, di belle notizie, anche grazie a quello che hai fatto, no, sull'isola, quindi che arrivi qualcosa di per te positivo, e speriamo anche di riaverti qui con noi qualche volta a raccontarci le tue esperienze. Va bene? Quando volete, a vostra disposizione, grazie di questa opportunità. Grazie a te. Ciao Matteo, ciao, grazie. Matteo, grazie. Anche da parte di tutta la piazza e del Visto Blog, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Buonasera. Ciao.